Siddhartha, presso il fiume. Siddhartha errò nel bosco, già lontano dalla città, senza saper nulla se non questo, che una vita come quella che gli aveva per tanti anni condotto era passata, finita, assaporata fino alla feccia e fino al disgusto. Morto era l'uccello canterino di cui aveva sognato. Profondamente egli si era immerso nella samsara. D'ogni parte aveva assorbito in sé disgusto e morte, come una spugna succhia l'acqua finché è piena. E pieno egli era adesso di sazietà, di miseria, di morte. Non c'era più nulla nel mondo che lo potesse attirare, rallegrare, consolare. Ardentemente bramava non saper più nulla di sé, aver pace, esser morto. Oh, sol che venisse un fulmine ad atterrarlo, venisse una tigre a divorarlo, sol che ci fosse un vino, un veleno capace di portargli lo stordimento, l'oblio e il sonno, anche se non avesse dovuto più esserci risveglio. Ma c'era ancora un fango di cui egli non si fosse macchiato, un peccato e una pazzia che egli non avesse commessi, una miseria dell'anima che egli non si fosse tirata addosso? Era ancora possibile vivere? Era ancora possibile continuare l'eterna fatica di inspirare ed emettere il respiro, aver fame e sfamarsi, ricominciare a mangiare, a dormire, a giacere con donne? Non era chiuso ed esaurito per lui questo circolo della vita? Siddhartha giunse al gran fiume nel bosco, quello stesso fiume sul quale lo aveva traghettato un giorno un barcaiolo. Quando egli era ancora giovane e veniva dalla città di Gotama. Presso questo fiume si fermò e rimase indeciso sulla riva. Stanchezza e fame l'avevano indebolito. E poi, perché andare oltre? Dove andare? A quale meta? No, non c'erano più mete, non c'era più altro che il profondo, doloroso desiderio di scrollare da sé questo arido sogno, di sputare questo insipido vino, di por fine a questa vita penosa e umiliante. Sulla riva del fiume pendeva un albero inclinato, un albero di cocco. Al suo tronco s'appoggiò Siddhartha con la spalla, posò il braccio sulla corteccia e guardò in giù nell'acqua verde che scorreva senza posa ai suoi piedi. Guardò giù e si sentì interamente pervaso dal desiderio di lasciarsi andare e sparire entro quell'acqua. Lo specchio dell'acqua gli rifletteva incontro un vuoto raccapricciante che faceva riscontro al terribile vuoto dell'anima sua. Sì, egli era giunto alla fine. Altro non gli rimaneva che spegnersi, spezzare la mal riuscita figura della sua vita, gettarla via ai piedi degli dèi sprezzanti. Questa, la grande liberazione cui agognava, la morte. Spezzare una forma che egli odiava. Se lo mangiassero i pesci, quel cane di Siddhartha, quello stolto, quel corpo putrefatto e infracidito, quell'anima sonnacchiosa e sciupata, se lo mangiassero i pesci, i coccodrilli, lo sbriciolassero i demoni. Mentre fissava gli sguardi sbarrati nell'acqua, ci vide rispecchiato il proprio viso, stravolto, e ci sputò sopra. Con profonda stanchezza staccò il braccio dal tronco dell'albero e si volse un poco per lasciarsi cadere a fondo, per essere sommerso definitivamente. Affondava, a occhi chiusi, incontro alla morte. Ed ecco, dai posti ricettacoli della sua anima, dalle remote lontananze della sua vita affaticata, palpitò un suono. Era una parola, una sillaba che egli pronunciava senza rendersene conto, con voce cantilenante, l'antica parola con cui hanno inizio e fine tutte le preghiere dei bramini, il sacro Om, che equivale a perfezione o il perfetto. E nell'istante in cui il suono Om sfiorò l'orecchio di Siddhartha, immediatamente si risvegliò il suo spirito assopito e riconobbe la stoltezza del suo atto.